chi può rimuovere le difficoltà. Santuario Madonna della Corona, sono a Spiazzi, nell'ampia zona attorno al Lago di Garda. Siamo a 100 km, neanche, 90 km da Trento. Parla a bassa voce perché stanno celebrando una messa. È un posto molto suggestivo vedere che una parete del santuario in realtà è definita dalla roccia. È molto bello, però vedete tutto intorno, è molto commerciale. Sono molto organizzati, ho beccato anche una giornata in cui c'è tantissima gente. C'è una parte, pensate, con il sepolcreto degli eremiti, dove si trovano i resti di alcuni degli eremiti che hanno passato del tempo in quella zona. Un'altra particolarità è la presenza di una scala santa. La scala santa è una serie di gradini che normalmente vanno percorsi in ginocchio, riflettendo sulla passione di Cristo e pregando. Prima, mentre andavo verso il santuario, ho trovato questa roba. Fanno una cosa pazzesca, che è il trekking con gli alpaca. E visto che già sono stato a fare una cosa analoga con i lama e ci ho sballato, mi piacerebbe partecipare. Qual è il problema? Che andando sul sito risulta che per oggi non ci sono disponibilità. Il mio piano qual è? Io adesso vado lì, mi presento e cercherò di pietire una partecipazione al trekking, piuttosto anche solo 10 minuti, che sto un pochino vicino, li accarezzo, che gli voglio bene, che vogliamo sposarci per sempre, amarci per tutta la vita. Mi sono messo la maglietta ufficiale dell'Italia degli Animaletti. Don't mess with Italia degli Animaletti. Fate che il vostro cuore, fate che il vostro cuore sia pieno di amorevole gentilezza. Ciao amici, lui è Nick, un mio carissimo amico d'infanzia. Poi col tempo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Io ho fatto il cantante e lui l'alpaca. Amorevole gentilezza. Darò tutto questo per te, signor Titano. Tante cose che suscita in noi, l'infinito di leopardi. Forse ti fa un po' paura. Leopardi, alpaca, non vanno d'accordo. Ed è bello vedere come nel corso di questa oretta insieme cambia e si armonizza il tuo rapporto con l'alpaca. C'è una prima fase in cui devi capire il reciproco carattere, la sensibilità, un po' lo stato d'animo. È un rapporto e una relazione che evolve nel tempo. Molto interessante. Abbiamo fatto una sorta di percorso gastronomico itinerante, perché qua attorno è tutto un ristorante per Nick. Lui vede verde e capisce che può mangiare. Non ci vediamo da molto tempo, l'ho portato a pranzo fuori, essenzialmente. Queste sono le zone dove siamo cresciuti, dove abbiamo fatto i primi giochi, conosciuto i primi amori, i primi baci. È tutto avvenuto qua, in queste lande meravigliose attorno a Spiazzi. Poi ogni tanto la sera andavamo giù al lago e ci voleva un pochino, ma insomma lui mi portava sul suo dorso. Erano altri tempi. E così si è andato ad aggiungere un altro illustre amico per la canzone dell'Italia degli Animaletti. Se pazienterete, uscirà quando ci sarà una bella festa di animali che saranno protagonisti del video. Adesso invece vado, che devo andare a Piazza Erbe a Verona per chiaramente il tema delle piazze. Ok, sono a Verona. Sta iniziando pian piano a piovere e ho l'impressione che si stia preparando la tempesta perfetta. Devo darmi una mossa. Peraltro, amici, anche a Verona c'ero già stato per la versione, diciamo, 1.0 del progetto, e anche quelle riprese le avevo perse. Ho trovato lo spot, faccio partire la base e vai di playback. Ci sarà un pochino di pioggia in questo caso. Ci sta, dai, non può essere tutto sole, cuore e amore. Non si deve mai considerare la propria debolezza. Non si deve mai considerare la propria debolezza. La propria debolezza. Dai, l'ho fatto.
fatto. Alla fine la pioggia non era neanche troppo molesta e spero di aver trovato un buon modo per valorizzare uno dei tratti di questa piazza, che al di là delle sue bellezze è anche il fatto che ci sia sempre questo mercatino al suo interno. Almeno io l'ho sempre vista così. Potrei godere di più di questa città, anche sa patrimonio UNESCO, ma non c'è veramente tempo per questo. Se volete farlo voi, venite a Verona, che è spettacolare. E adesso devo andare invece in Trentino. Top, sono a Rovereto, non ci sono mai stato peraltro, vado a dormire, domani sarà una giornata molto molto bella, è giunto il momento di andare all'eremo di San Colombano, andiamo. So so powerful, so so powerful, is the light of unity, that it can. Dall'inizio del percorso che porta all'eremo di San Colombano, sono 102 gradini scavati nella roccia, non sarà particolarmente difficile. Leggenda vuole che San Colombano sconfisse il drago che uccideva i bambini che venivano battezzati proprio nel torrente Leno, che è qua sotto. Tanto potente è la luce dell'unità. Ciao amici, sono qua con Fabrizio, che ho incontrato per fare la visita all'eremo di San Colombano, un luogo meraviglioso. Venite, venite, così Fabrizio vi accoglie, che è stato molto gentile. C'è la leggenda che racconta praticamente. Dai, voglio sapere questa leggenda. Vai Fabrizio, lanciati. Del drago e il dago. In realtà nel dipinto sembra più un orso che un drago. Però diciamo che... Fa più impressione il drago. Il drago per i bambini. È più rappresentativo. C'è proprio una leggenda che dice che lui è arrivato qua, riesce a domesticare l'orso, a cacciare l'orso, a prendere la sua tana. Quindi quella che abbiamo visto dentro potrebbe essere la tana di un orso? Potrebbe essere la tana. Attenzione. Lui rimane qua in questo luogo di preghiera e poi decide di continuare il suo percorso, arriva a Bobbio, Piacenza. E muore lì. E lì fonda l'abbazia di Bobbio, quella che c'è ora, tuttora. E i seguaci, sono dopo, poi venuti dopo qua. La sua morte, ripercorrono le sue orme. Uno dei posti è questo qua. Bellissimo. Bene. Ok. Grazie Fabrizio. Scusami. Sei stato meraviglioso. Eremo di San Colombano, ciao. L'eremo è splendido. È collocato in una posizione veramente molto particolare. E vederlo anche da distante, incastonato così in questa roccia diagonale. Ma la cosa più bella è stata incontrare Fabrizio. La purezza del suo cuore, la sua gentilezza, la sua generosità, la sua emotività così diretta sono state le cose che mi hanno colpito in assoluto di più. Fabrizio, se vedrai questo video, grazie ancora. Bene, vola, una lingua benevola, è una calamita, è una calamita per i cuori. Tappa fuori programma, adesso andiamo in uno dei borghi che fa parte dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, precisamente Canale, una frazione di Tenno, siamo in provincia di Trento. Oggi non mi aspettavo di venire a fare una ripresa per l'Italia dei borghi, quindi non mi sono fatto la barba, ma mi sono portato il rasoio. Qua c'è una fontanella. L'essere significato le parole ed essere gente servirebbe uno specchio, ma posso usare il telefono. Eh sì, devo usarlo, tra l'altro sto facendo un casino. Una lingua bella. Dopo tutto sto casino non ero manco a Canale di Tenno. Ho toppato di un chilometro. È una calamita, è una calamita per i cuori degli uomini. Direi essenzialmente che Canale di Tenno è un bel borgo medievale, è molto raccolto. Per farvi capire quanto è piccolo, oggi vi abitano circa 50 persone. Personalmente una delle cose che mi piacciono di più è la numerosa presenza di questi canali, di queste gallerie, questi rinforzi ad arco che si trovano anche fra alcune abitazioni. Ho anche visto che a metà agosto fanno una manifestazione, un'iniziativa che si chiama Rustico Medievale e fanno rivivere un po' le caratteristiche medievali del borgo.
è in un contesto paesaggistico molto particolare perché è circondato dai monti, ma ha davanti la propaggine più settentrionale del lago di Garda. Molto molto bello questo spazio, credo sia il mio preferito finora. L'opera bellissima che ho trovato dell'artista Giacomo Viuttone, a cui è intitolato questo centro, mi è particolarmente piaciuta. Una sorta di ultima cena, chiaramente più rurale, ma con accanto anche un dipinto di un artista in croce, l'ho trovato significativo. E amici, importantissimo, se questo progetto vi piace, sostenetelo con le vostre donazioni. Andate su naimabid.com, donate generosamente e iscrivetevi ai canali social e su YouTube per seguire tutta l'avventura. Mi raccomando, è importantissimo. Guidami, proteggimi, amami ancora, ascoltami. Lo scorso inverno sono venuto a Venezia. Cosa è successo? Ho fatto ben 2 video live. Io ero lì che pensavo, dicevo, cosa posso cantare a Venezia? Cos'è che può cogliere l'anima di questa città surreale, o meglio una delle anime, perché è una città polimorfa? Ho detto, beh, sicuramente le gondole. E poi l'amore. E allora ho preso una di queste gondole e ho cantato una delle più belle canzoni d'amore che siano mai state scritte. Ne venivo da una serie di ore ininterrotte di camminate furiose per la città. Sono salito sulla mia gondola, qualche minuto per disporre tutte le cose, siamo partiti. Godetevi l'anteprima. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.